giusto una festa con due amici. Sono le 14.30, ora di Rio de Janeiro, mancano oltre 4 ore all'incontro tra Papa Francesco e i giovani, ma come vedete alle mie spalle la spiaggia di Copacabana è pressoché completa, parliamo di oltre 4 chilometri di estensione. I primi pellegrini si sono mossi attorno alle 7 dalla stazione centrale, lungo il tracciato nuovo previsto dagli organizzatori, 9 chilometri e mezzo per arrivare fin qui, tutti percorsi a piedi attraverso quartieri che hanno reso famose alcune squadre di calcio, parlo del Flamengo, parlo del Botafogo. Ora è un clima di vera festa, di musica, ma anche di riflessione e per molti occorre prendere posto il migliore possibile per stare più vicini a Jorge Mario Bergoglio. Sono le 16, mancano ancora 3 ore all'arrivo di Papa Francesco. Abbiamo Fabio, 21 anni, arriva dal Bresciano. Ecco, le emozioni che stai provando e se ci sono già dei frutti in attesa poi della grande veglia di stasera. Ci siamo preparati tutta questa settimana con le catechesi, vari incontri, anche prima di partire. Siamo molto emozionati all'idea di poter vivere questa esperienza e soprattutto ci sentiamo anche abbastanza fortunati per essere qui in confronto a tanti italiani che non hanno potuto venire. Quindi portiamo la nostra testimonianza anche per chi è rimasto a casa. Ecco, da che ora siete qua? Siamo arrivati alle 5 di questa mattina. Quindi a piedi, l'avete fatto a piedi, vi siete arrangiati? Allora, siamo fortunatissimi che abitiamo molto vicino, una famiglia molto gentile ci ha ospitato e alle 4:30 questa mattina siamo messi in cammino per metterci qua alle 5. Bocca al lupo. Grazie. Il sole è tramontato, la temperatura si è abbassata, sta parlando in questo momento il cardinale Schönborn, che ricorda come fu Benedetto XVI, il vescovo di Roma emerito, a convocare questo grande incontro. Credo che le stime siano abbondantemente confermate, si può parlare tranquillamente di 2 milioni di presenze. Molti non riescono fisicamente a arrivare alla spiaggia di Copacabana, sono già molto affollate anche le vie adiacenti. Tutto nel segno di San Francesco d'Assisi, l'incontro tra Papa Bergoglio e i 3 milioni di partecipanti alla veglia, qui a Rio de Janeiro, 28ª giornata mondiale della gioventù. Il Papa ha aperto il proprio intervento ricordando la chiamata del Signore, vai e ripara la mia chiesa, e la risposta pronta di Francesco. Già l'azione scenica rappresentata sul palco aveva fatto plasticamente vedere la nascita, l'edificazione di una chiesa, di una sagoma, di una chiesa medievale in legno. In realtà le testimonianze molto toccanti, chi usciva dalla tossicodipendenza, chi era inchiodato su una carrozzella, facevano vedere come quando il Signore irrompe nella propria vita e noi lasciamo fare, in realtà le cose cambiano, possono cambiare. Nel suo discorso il Papa è partito da Campus Fidei, Campo della Fede, il nome che gli organizzatori di Rio hanno voluto dare al luogo della veglia. In realtà un luogo che è cambiato e questo ha permesso al Papa di dire che dunque non si tratta tanto di luoghi fisici ma di luoghi interiori. E poi ha dato 3 letture diverse di questo termine, Campus Fidei. Primo, il campo della semina. Sappiamo che la parola di Dio è come seme, può cadere tra i sassi, può cadere tra i rovi, può cadere su una buona terra e germogliare. Il Papa ha suggerito ai giovani di pregare per diventare veramente campo fecondo. Secondo, il campo è anche luogo di allenamento, ha richiamato lo sport nazionale del Brasile, il calcio e non solo del Brasile, ha detto Gesù è ben di più della Coppa del Mondo. Infine, il campo è un luogo di edificazione, dunque davvero dobbiamo renderci conto che tutti siamo protagonisti, nessuno escluso, tutti siamo chiamati a costruire la Chiesa di Cristo.